Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Mario Luigi Bowser Inside Story. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con Bowser che ha riacquistato la sua mobilità e ha ottenuto questa nuova abilità che gli permette di appallottolarsi e muoversi in giro. Ora abbiamo preso le chiavi da sogghigno e si è sbloccata questa nuova strada che ci porta in questa zona nuova, l'ultima rimasta. Oh, ma guarda un po'. Chissà dove ci porterà. Scopriamolo subito. Vediamo dove finiamo. Clackete, vai. Allora, non dobbiamo caricarlo tutto. Proviamo così. Ok, di qua si prosegue e otteniamo un super sciroppo. Ok, e questo era fino a qui. Proviamo fino a qua in fondo. Ok, 50 monete e basta. Ora proviamo qui. Perfetto, vediamo dove andiamo. Un bracciale grosso. Il pollo fa aumentare l'attacco. Utile ma anche no. E infine l'ultimo. Dobbiamo arrivare poco prima di questo. No, un pochino ancora prima. Lo so Bowser, mi spiace ma non riuscivo a passare. Proviamo qui. Perfetto. Allora, punto di salvataggio. Mi piace essere completista in queste cose. Vediamo dove andiamo. Qui c'è un tubo con delle bombe, eh? Qua invece c'è un muro da scalare. È ancora bella lunga, la strada. Non sembrava. Va bene, iniziamo da qui allora. Dai. Ti piacerebbe, scemo. Non ho idea di come l'ho preso, cioè con quale hitbox io l'abbia colpito. In ogni caso, è da un po' che non utilizziamo gli attacchi, quindi volevo provarlo. Volevo provare come andava. Oh, ne ho mancato uno. Purtroppo non è precisissimo il sistema di... Non ho capito come evitarlo allora. Devo aspettare proprio preciso preciso lo zero allora. Purtroppo con... Beh, non che ci serva però, già che siamo qui. Purtroppo il sistema di utilizzo del touchpad, diciamo, non è precisissimo con questo gioco. E non voglio... Troppo presto. Non voglio negarlo. Ecco fatto. Distrutto. Vittoria. Yatta. Perfetto, 1800. Beh. Per due nemicetti delle balle. Allora, altro tizio. 100 monete. No, vieni qua. Ecco fatto. Sempre due. A sto punto quasi quasi sarei tentato di non... Come dire, non risucchiare neanche l'altro. Ma ho paura che non risucchiandolo poi evoco un altro corpo. Perfetto. Devo solo farlo... Peccato. Devo farlo solo preciso. Ecco qua. Devi proprio arrivare poco prima dello zero, insomma. Proviamo a distruggere anche questo. Vediamo se... Ecco. Scappano entrambi così. No, uno è rimasto. Ah no. 1600. E saliamo anche di livello. Benissimo. Preso. Che culo. 125. Un po' bassina, eh. Dovremmo... Dunque. Io non ho idea di dove stiamo andando. 50 monete. Nemico? Strano. Allora. Scaliamo. Vediamo dove finiamo. È a tempo questa? Molto probabilmente. E infatti, allora. Io... Non me ne frega adesso di andarla a prendere. Vado prima a prendere tutti gli oggetti.
Ecco fatto. Rigenera l'anello. E ora. Ecco fatto. Ce n'era di tempo. Rigenererà HP o SP? Recupero PV e PA a ogni turno. Allora, sono pochi perché sono pochi. Ma è già qualcosa. Proseguiamo. Allora, di qua si prosegue. Mentre di qua torniamo indietro. Allora, facciamolo con calma. Ok, una stella mella. Che schifo non fa. Mentre di qua c'è un altro muro da scalare con un magisciroppo. Di qua dove siamo? Perfetto. Dall'altra parte dove dobbiamo abbassare questo. Non penso sia tempo. Perfetto. Quindi 1 5 4 3 2 1. Ok, devo lanciarla al 3. Quindi 4 3 2 1. Pum. Andata. Detto ciò, andiamo anche da questo lato e vediamo cosa si nasconde di qua. A parte lui. Mannaggia, l'ho schivato. Ok. È giusto per usarle, perché non li uso mai gli attacchi. Io questo attacco lo adoravo su DS. Ma qua purtroppo non ho proprio modo di farlo preciso. Non c'è proprio modo. Un po' troppo presto sono risalito. Va bene. 3, 2, 1. Troppo presto. Fantastico. Va bene. Diamogli un cazzottone. Distrutto? Allora, l'unità Kamek è facilissima da usare. Fa anche un sacco di danno. È che purtroppo qui è difficile. Tu a schermo ce l'hai già lì. È più facile. Certi attacchi non sono veramente plausibili. Forse è anche lo stesso motivo per cui giocare a un gioco come Pokémon Ranger sarebbe improbabile qua su computer. Wow. Aia. Allora, calmi tutti. Fammi vedere che cosa c'è di qua. C'è l'altro percorso da sbloccare. Vabbè, già che siamo qui. Troppo tardi. Ma... eh sì, immaginavo. No, qua volevo vedere se riuscivo. Ancora. Madonna mia, ce la farò, Doh! Porca miseria, Bowser, col culo, Ma perché lui è stupido? Fra lo schiacciare il bottone e il fare l'azione... lui fa passare del tempo. È un genio Bowser, insomma. Ecco qua. No! No! Ecco qua, dai. Perfetto. Ottimo, dai che ancora un'ondata. Vai. Uff. Perfetto. Dai, perfetto, andata. Nemico, ovviamente. E tra l'altro li facciamo perché sono quantità di punti esperienza, quindi non si buttano via. Ovviamente. Fiammata, vediamo quanto facciamo. Ovviamente poco. Lo sapevamo fin dall'inizio, però. Ecco qua, devi alzarti quando alzano le braccia. Preso, ti sta bene. Non credo proprio di riuscire ad ucciderli a fiammate, però. No, come prima. Il tempo che tu schiacci, lui ci mette tot tempo per fare l'azione. No, qua ho sbagliato io. Ti sta bene. Ecco fatto. Col cavolo che mi faccio prendere da un pirletto come te. Ecco qua. Sono comunque il grande Bowser io.
E detto ciò, addio. Dovrei aumentarli i punti attacco di Bowser. Ai prossimi livelli iniziamo a pensare anche a quello per lui. Perché fino adesso non ci ho proprio pensato perché non mi servivano. Dicevo, fino ad adesso non mi sono serviti, quindi... certo. Canaglia maledetta. Ecco, bravo, apriti e stai lì buono. E io intanto... mi aspiro un po' di soldini. No, troppo presto. Ah, va bene. Ecco qua. Distrutto? Certo che l'ho distrutto. Peccato per quel forziere che se n'è fuggito. Peccato, erano un po' di soldi extra, però. Allora, altro tizio, vieni qua. Madonna mia, che schivata. Ecco qua. Non mi spreco ad usarli gli attacchi, nonostante ci rendono la vita più semplice. Per adesso non ci servono. Tra l'altro qua ci ho messo un attimo di più e ho sbagliato. No, dai, il tempismo era giustissimo. Il tempo di quell'attacco era giustissimo. Ecco qua. Quando vuole il gioco fa le regole come le vuole lui, devo essere onesto. Dai, anche qua l'avevo attaccato, maledizione. Ah, il gioco veramente a volte fa come vuole lui. Giustamente è lui che detta le regole, non sei tu. Anche qui il tempo era giusto, ma... mamma mia. Mamma mia, veramente, a volte sei una suora di quelle antipatiche gioco. Ma che poi è anche, tra parentesi, colpa nostra perché siamo un po' sotto livello. Effettivamente di danni ne prendiamo. Certo che potresti anche romperlo con un pugno, quello, però. Detto questo... credo che con il 4 dovrebbe bastare. Sì. Bastava ancora il 3. Mi sembrava un po' più lontana. Pum. Detto questo, basta, non c'è nient'altro. Mi sembra di no. Ottimo. Proseguiamo. Quanto ci manca alla boss fight? Io pensavo che era proprio dietro il muro, invece... aia. Ti sta bene che il fungo te l'ho dato subito. Questo invece è stato un pezzo di merda furbissimo. Se l'è preso all'ultimo. Beccatevi questo, va. Ancora. Io sto nemico lo detesto perché fa un solo attacco ed è di una noia. Sei un nemico di un noioso. Ecco qua. Spero che adesso ti apri. Bravo. Dai, lanciamo... ecco, come al solito canaglia Caino. Tutto questo per avere 300 monete in più, però... ...300 monete adesso, 300 monete dopo... sono cure e oggetti che possiamo prendere a fine gioco. Certo. Beccati un'altra fiammata e dovremmo averli uccisi. E saliamo di livello. Ottimo. Pollo esplosivo. Con... a questo giro ci tocca.
preso, andata. Certo, siamo ormai indietro, ma possiamo ancora farcela, possiamo ancora farcela. Siamo ancora in tempo. Cioè, oddio, abbiamo altri 70 livelli davanti. Ovviamente non... no, non arriveremo mai al... Stavo pensando su della fiammata. Dicevo, non arriveremo mai al... al livello 99 in sto gioco. Non ci arrivavo in Superstar Saga, che sono molto più esperto che degli altri due titoli. Ecco qua. Ecco qua, ti sta bene, pirla. Ci ho sperato per un attimo in un critico, eh. Ottimo, distrutto. Ti sta bene. Ecco fatto, madonna mia. A sto giro perfetta. Distrutto, dai. 2004. Ed ecco perché questa è la zona migliore di farming. Oggetto? Chi l'avrebbe mai detto? Shooter. Di nuovo, fiammata. Sì, lo so che ai robottini la fiammata non fa una sega, però... ok, qua è stata colpa mia che mi sono alzato troppo presto. Di nuovo, stessa roba di prima. E invece col cavolo tu. Un altro contrattacco e un'altra fiammata e l'abbiamo distrutti tutti. Ecco qua. 2-1. A posto. Mamma mia. I tempismi perfetti oggi. No, in realtà solo adesso, fino a prima ho fatto cagare. Non mi vergogno di dire che ogni tanto sbaglio questi giochi. C'è da dire che abbiamo speso 20.000 monete con Mario e Gigi e le abbiamo già recuperate alla grande, siamo già a 18.000. E si prosegue. Datemi, esatto, un blocco di salvataggio. Allora, credo che siamo arrivati alla boss fight. Però anche prima lo credevo, quindi magari siamo lontani ancora. No, ci siamo, credo, spero. Allora, vediamo cosa c'è di qua. Non c'è nulla, perfetto. Quindi, io proverei già con la carica, diciamo, qui. Minchia. Ma io non mi sono caricato così tanto. Non ho caricato così fino alla fine. Brucio. Maledizione. Aia, scotta, scotta. Che accoglienza calorosa. Le mie piante piragne giganti sono più così o così affettuose. Giocano sempre alla palla prigioniera con chi si avvicina. Perché non provi a volare, cerca di tirarle giù a colpi di guscio? Ma non riesco proprio a immaginare un pallone spinato come te in volo. Ehi, che succede là fuori? Stavolta è successo qualcosa qua giù, andiamo! Cos'è il sistema di sudorazione? Pettorali di pietra. Che succede? Ok, aspetta. Ecco, immaginavo. Ah, me lo ricordo. Ehi, è sembrato anche a voi che Bowser si sia mosso? Provate a muovervi. Dai però... Quanta lentezza tu, Dorastella! Kaboom! Lo dicevo io, Bowser salta in reazione al vostro movimento. Trascina Mario e Luigi con lo stilo. E poi lasciali sollevare lo stilo e spiccheranno il volo. Sì, l'ho già fatto. Più li trascini, più in alto arriverà Bowser. Mario, qui!
Fantastico! Bowser vola nella direzione che seguono Mario e Luigi. Allora è possibile guidare Bowser durante il volo. Perfetto. Sì, ti piacerebbe. Aia, catecagnaccio. Sì, perfetto. Ehi, pezzo di merda. Vabbè che sono abbastanza ricco, però... Quindi, anche perdendo qualche moneta, povero, al momento non ci divento. Madonna mia, sotto il mento. Ui. Sotto il mento. È il modo più semplice. Dai! Per colpirli. Dai che una è andata. Io in realtà non sono sicuro che magari condividano la stessa vita, esatto. Che tra l'altro io sul cretino avevo messo in grande schermo questo, ma dovevo mettere l'altro. Cambia poco, dai. Sono io quello che fa fuoco e fiamme in questo regno. Ti sta bene, sogghigno. Dove siamo? Ok. Credo che se giro a destra posso tornare indietro. Quindi se giro di qua magari c'è qualcosa. O forse di qua si prosegue. No, in realtà di qua... Ah, sì, di qua si prosegue come? Allora, facciamo le cose per ordine. Torniamo indietro. Posso tornare indietro, vero? Sembrerebbe di no. Credo che stiamo andando da tutt'altra parte, forse. Pollo esplosivo. No, credo di aver trovato un mezzo shortcut, o meglio. Siamo sopra delle scale. Ah, oddio, mamma mia. Mi fai ritornare mega indietro, però, così. Non sono sicuro. Ah, se... No, in realtà non mi fa neanche tornare indietro. Braccialoni attacco, perfetto, non posso neanche scendere. Meglio così. 20? 20%, accettato. E ora dunque... Ecco fatto. Tan 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 tan. Dove cavolo sono finito? Vediamo se funziona. Ah, peccato. Scusa, fa vedere. Volevo vedere se nel dipinto... Peach era diversa, invece c'è il sogghigno e Peach. Va bene. Allora, vediamo cosa c'è di qua. Non l'abbiamo già vista sta stanza, forse? Sì, credo. Vabbè, c'è un punto di salvataggio e lì c'è una zona che non ho visitato, che magari, vabbè, non avrà niente di che. Però non lasciamo la mappa incompleta, dai. Scappi? Ti sta bene. A sto giro col cavolo che mi colpisci, cretino. Detto ciò, grazie. Ora ti aspiro alla morte. Madonna mia, 400 monete, che soddisfazione. 550. Allora, te ti lascio qui. Non ho intenzione al momento di affrontarti. Non perché non voglia, ma perché non ne ho bisogno. Allora, qui... Esatto, qua mi sa era dove abbiamo visto una delle chiavi scappare. Però qui, vediamo cosa c'è. Io prenderei la caramella. Ok, devo farlo quando arriva lo sciroppo. Presa. E vai. 5 stella, 5 addirittura. Siamo ricchi allora. Tra l'altro questo è meglio non svegliarlo, perché se ci sono le sveglie lui le sferma direttamente, che è molto più utile. Buongiorno. Tanto vale.
Per me è un insta-kill. Per Mario Luigi è qualche punto esperienza extra. Niente monete in più. Chi se ne frega. Beccatevi questo, va. Ok, speravo un attimo. Ma che pezzo di merda. Non l'avevo mai visto quell'attacco, effettivamente. Non l'avevo mai visto. 2200. Poco. Ancora un pochino e saliamo di livello. Tant'è che sarei quasi tentato di affrontare qualcuno, già che siamo qui. Vabbè che magari 2 minuti e ne affronto uno. Però ecco, esatto. Grazie. Vai vai vai, fai pure. Che soddisfazione. Detto ciò, venite qui che facciamo un po' di punti anche per Mario e Gigio. Non che gli servano, però. O meglio, sì, gli servono come a tutti. Ecco fatto. Che bravo, non ti sei neanche mosso. Complimenti, brava sveglia. Quelle pochissime volte che esce mezzo fungo. Ah, e non me l'ha neanche dato perché ero full vita. Ottimo. Detto ciò, meglio ucciderne uno alla volta, va? Ecco fatto. Ci ho sperato di killarlo, eh. Ecco fatto. Peccato che non ci sia modo di ferirlo. E ora? Ok, vabbè, non importa, non importa. Era un modo per colpirli entrambi. Merda. Perché l'ho fatto all'ultimo, che culo. Perché l'ho fatto proprio all'istante in cui l'ultimo è arrivato. Grandissimo Bowser. Ultra nocciole. Pollo esplosivo. Nonostante dovrei aumentare l'attacco, forse dovrei aumentare ancora i punti azione. Preso, ok. È stata difficile. C'era un solo 3. Detto ciò, dove finiamo? Qua sotto, perfetto. E qua sotto, 100 monete. Ok, in realtà si poteva scendere. Vabbè, non ne valsa la pena. Non ne valeva la pena scendere prima. Dove siamo? Ah, un'altra zona iperlunga. Siamo all'entrata. Siamo all'entrata del castello. Cioè, quasi. Andiamo. Ultra sciroppo e pollo esplosivo. Ok. Siamo nella zona ristoro. E qui, so bene cosa sta per succedere a questo giro. Purtroppo per te, gioco, io so già. Osserva, ammira. Ormai il disgustevole potere della stella oscura si sono completamente risvegliati. L'orso ghigno. Ancora tu, non ora. Fa silenzio almeno in un momento importante come questo. Scusa, vuoi che stia zitto? Posso ridurti a pezzetti senza neanche aprire bocca. Su, fai il bravo. Dammi la principessa Peach alla stella oscura senza fare storie. Levati. Stupido, tartarugone. L'orso ghigno, io combatte. Ancora tu, che noia. Ah, stavolta la faccio finita con te. Sei un tartarugone più sveglio di ciò che sembri. Sono pronta alla battaglia. Ma non vorrei essere in tralcio a Grugnosauro. Per stavolta lascerò fare a lui. Grugnosauro, potenziamento! Io potente ora. Io trasforma in grugno ghiacciato. Oggi non uguale a ieri. Tu trema di freddo e di paura con attacco tempesta. Tu adesso sparisce. Eh già. Allora,
Sono indeciso. Ok, proviamo con le bombe, vediamo quanto danno facciamo. Devo colpirle sulla linea questa qui. Devo metterli qua. No, l'ultima. Peccato, per una, 340. Ti piacerebbe? Secondo te li lascio lì? Potrei... Potrei provare a colpirli. Aia, e sono scemo. Con il fuoco. Vediamo. Se li aspiro, se facciamo prima. Ciao. Ma sì, dai. Andiamo. Oh no, questo è il potenziamento dell'attacco, non quello dei punti. Che scemo, vabbè, ormai. Super colpo. Vabbè, non importa. Almeno ce ne liberiamo subito. Ecco fatto, minchia, 618. Ancora vivi? Ah, ecco. Devo fare un routine. Ecco fatto. Kaboom. Aia. Icciu. Maledizione. Proviamo con i Kamek adesso. Dai, riproviamoci. Ne ho saltato uno. Mm. 518, ne vale molto più la pena. Aia, che palle. Non riesco mai a capire quando fa il colpo verso di me o no. Vai, colpite. Perfetto. Dai, quell'ultimo l'avevo preso. 538. Non male. Tra l'altro non mi ricordo cosa fanno le nuvolette, sai? Allora, dovrebbe essere in quest'angolino qua. Da, che palle. Qua mi sa che è il momento giusto di una stellamella, visto che ne abbiamo preso un sacco. Anche lui si è curato, ci credo. Stavolta col cavolo. Ti curi? No, va bene. Ecco qua. Vai, Gigio. Stavolta niente colpo potenziato, ma dovremmo farcela lo stesso. Via il mouse. Gigi, tra l'altro, questo attacco è facilissimo. Mario e Luigi hanno degli attacchi molto più semplici di quelli di Bowser. O meglio, anche Bowser è semplice, solo che su emulatore è tutto molto più complesso di quanto dovrebbe. Altre 4 nuvolette e fanno 8. Devo ruttare. Le nuvolette non mi ricordo cosa fanno, sincero. Questo fanno. Forse se lo colpisco col ghiaccio, cioè col fuoco, dovrei riuscire a fargli qualcosa. Preso. Kaboom. Ancora? Oh, finalmente. Proviamo col fuoco. Vediamo.
No, non è successo niente. Ormai ti ho capito io a te. Ah, qua no. Questo è stato stupido. Ok. Dai. Preso. Forse così non riesce... Ah, non riesce più a evocare i cosini. Che stupido. Mentre io posso. Mi spiace per te, Grugno Grugno, ma io i miei minion li evoco come e quando voglio. Ecco fatto. 553. In realtà è stata un po' vergognosa. Non mi sento di aver vinto in modo onorevole, purtroppo. E ho ottenuto una stella mella, che è quella che ho consumato. Oi. Tu vince me, ma non vince l'orso ghigno. Tu incontra tua fine ora. Cacchio. Adesso hai capito con chi hai a che fare. Io sono forte, sono la stella oscura e mi sono risvegliata. Sì, si è risvegliata! Finalmente si risveglia! La mia lunga attesa è stata premiata! Vieni con me! Mi riporta alla mente tanti ricordi! I poteri della stella oscura sono miei! Venite da me, forze delle tenebre! Cacchio, è troppo forte! Ehi! Che stai facendo, Pierlotto? Ancora! Sento l'energia! Sento poteri oscuri pervadere il mio corpo! Con le forze delle tenebre, il mondo, l'universo! Saranno mio! Colpiscilo, Bowser! Tirai un pugno! Che stai blaterando? Non può rovarci nemmeno, questo mondo è mio! Ecco! Tanto ci voleva! Finalmente mi sono liberato di quel tappeto verdastro! E adesso con i poteri della stella oscura potrò conquistare tutto il mondo! Ehi! Che stai facendo? Perché mi giri attorno? Che vuoi? Che sta succedendo? Oh, cacchio! L'ho ingoiata. C'è qualcosa che non va. Hai mangiato qualcosa di piccante? No, la stella oscura. La stella oscura si è infilata dentro di me. Dici sul serio? Mi brucia. Oh, aria fresca, che bello. Oh, ora sto meglio. Ma adesso cosa faccio? La stella oscura mi è entrata dentro. Mi sento bruciare di nuovo. Tocca a noi, dobbiamo acchiappare la stella oscura. Ho una brutta sensazione. Non oso immaginare cosa potrebbe succedere se rimanessi a lungo qua dentro. Coraggio, andiamo. Ehi, si è ghiacciato tutto. Che freddo. Ehi, Luigi! L'acqua si è fermata! Che freddo! Il vento gelido che Bowser sta aspirando sta rendendo questo posto freddissimo! È crotuto, è saprete! È crotuto! L'acqua si è ghiacciata! Ma certo! Adesso potete salire lì senza paura di affondare! Possiamo usare il vento gelido per far ghiacciare e sciogliere le cose varie! Ehi! Va bene che fa freddo, ma adesso stai esagerando. Sono certa che puoi sopportarlo senza problemi. È tutta questione di mentale. È tutto un fatto di testa. Se cominci a pensare che non fa freddo, vedrai che non lo senti più. Va bene. Non fa freddo. Non fa freddo. Freddo non fa. Freddo. Va bene. Ok.
c'è un punto di salvataggio? Certo che c'è. E con questo noi ci salutiamo. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.